L'impersonalità non l'ha inventata Verga, l'avevano inventata i naturalisti francesi. Una prima forma di impersonalità era stata inventata da Flaubert, ma poi era stato soprattutto Zola, che era il maestro del naturalismo francese, a ricorrere all'impersonalità. In particolare è il modello dell'assommoir, che è il capolavoro di Zola. L'assommoir è l'ammazzatoio, è il luogo, la taverna dove i poveracci si ubriacano. L'assommoir per la prima volta aveva introdotto anche un linguaggio nuovo, che era il linguaggio della plebe parigina. Verga non usa il dialetto, ma usa un impasto linguistico che cerca di unire una sintassi dialettale, una sintassi siciliana, a un lessico che è prevalentemente invece un lessico italiano, cioè toscano, seppure con inserti di milanese. Secondo Verga, ecco, la forma deve essere adeguata al soggetto, cioè deve essere adeguata all'argomento. Cambiando la classe sociale rappresentata, deve cambiare anche il linguaggio, per cui il linguaggio dei Malavoglia è il linguaggio dei pescatori e dei contadini, e quindi è diverso, per esempio, dal linguaggio che si userà in Mastro Don Gesualdo, che è invece il linguaggio della borghesia di provincia, che ha una cultura già più sviluppata e quindi usa un linguaggio già diverso rispetto a quello delle masse popolari.